Ora che il master è finito, arriva il difficile. Abbiamo aspettative, grande energia, ma anche dubbi e domande. Adesso è il momento di concretizzare quanto appreso e condiviso. Dobbiamo iniziare a creare organizzazioni, business, processi, ma soprattutto valore. Non sarà facile, ma è il nostro obiettivo, la nostra sfida. Cosa intendiamo per creare valore? Creare qualcosa di cui possono beneficiare in molti. Non un'elite ristretta, in un'ottica di sostenibilità. Creare qualcosa che generi conoscenza e consapevolezza. Creare qualcosa che generi benessere, salute e prosperità. Per tutte le persone che verranno coinvolte nelle nostre scelte. E sulle quali le nostre azioni avranno un impatto. Siamo tutti d'accordo. La nostra riflessione come manager deve essere quella di unire ricchezza e valore. Dovremo sempre tenere conto della dimensione etica di ogni nostra decisione. Concretamente significa che quando da manager dovremo prendere delle decisioni importanti con un impatto sulla cultura aziendale, sugli standard aziendali, sulle persone, dovremo avere il coraggio di farlo onorando quello che per noi è il vero valore. Per ispirare una vision sostenibile e di lungo termine. Ora, con l'EMBA, non solo abbiamo acquisito maggiore consapevolezza di noi stessi, ma anche un set di capacità unico e trasferibile, con metodi e strumenti a cui attingere. Ora abbiamo una marcia in più. Possiamo contare su consigli, ascolto, confronto e sull'esperienza di tutti noi, che proveniamo da funzioni e industrie diverse. Imprenditori, amministratori delegati, project manager, esperti di finanza e supply chain, direttori commerciali e direttori di produzione, tutti uniti da un patto d'oro. Proprio così. Tutti noi dobbiamo e vogliamo impegnarci a utilizzare questa forza per creare valore.